Ok, siamo qua in diretta. Buonasera a tutti, eh, sono Terinati, come sapete, benvenuti su un altro video sul mio canale. Quindi, <clears throat> se siete nuovi qua, eh, io parlo sempre di bodybuilding, fitness, workout e sport quindi se ti piace qualcosa di genere e eh, video di genere eh, iscriviti sul canale aiuta tanto un fratello quindi uh, bon. aspettiamo che Francesco uh, arriva perché praticamente per ora stiamo aspettando Francesco quindi eh, aspettiamolo uh, e sa che ho un po' di luce Yes, uh, ok, aspettiamo Francesco, per chi c'è qua, E eh, oggi eh, sarà un'intervista in, un con Francesco, uh, ovviamente per chi non conosce Francesco è un nuovo pro IFBB che è diventato pro da uh, poco, non neanche un anno, e lui è con il team di Giuseppe Romano e quindi uh, Vincenzo ciao sì 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 vorrò in palestra di là però per adesso sto allenando un, un altro parte però avevo in palestra di là a, a, a gym, New Gym uh, grazie a chi si è notato comunque poi ci sentiamo eh, Vincenzo perché abbiamo anche le cose da fare eh, stavo dicendo, eh, Francesco è con il team romano è diventato pro uh, da poco e eh, quindi oggi è con noi, ha fatto questo piacere per noi oggi perché lui ha deciso di fare questa diretta con me quindi aspettiamo e fa un po' di sicuro arriva comunque iniziamo già a parlare Spendando Francesco, ovviamente iniziamo già a parlare. Uh, avete visto la diretta di uh, uh, Coach Giuseppe Romano ieri che ha fatto? Che chi ne pensate di questa diretta? Uh, eccetera. Uh, mi dispiace uh, che il suo rapporto con uh, uh, il suo atleta è finito così. E mi dispiace che hanno uh, loro due. Sinceramente sono grandi personaggi perché ho visto anche suo atleta su atleta gareggiare su classe fisiche credo che lui va bene per classe fisiche, però se lui vuole, vuole fare um, 2-12 va benissimo anche il coach, Giuseppe ha portato lui ovviamente fine e a, a qualificarsi a Mister Olimpia, però mi dispiace che alla fine dei rapporti quasi sempre è sempre così che i due si litigano, uno si dice uh, qualcosa un, un po' sull'altro, questo qua, quindi mi, mi è dispiaciuto per questa uh, cosa, ho visto la diretta ieri e... Sì, è stata una bella diretta perché ci sono stati tanti chiarimenti che ovviamente eh, tanti gente aspettavano da un po' di tempo. Quindi è, stato, è stato, stato molto, molto, molto bello la diretta. Però mi dispiace per l'atleta, anche mi dispiace per i coach perché secondo me è un rapporto di genere che potevano, poteva finire in un certo modo non per forza con diciamo con litigio con eh, sangue cattivo diciamo però che ne pensate di, di, di come è andata la diretta di Giuseppe con giuse ieri anche la notizia di uh, Arnold classic come come voi vi vedete questa annod classic con Nick Walker adesso che si è entrato e qualcuno come ho detto prima eh, io credo che david Lance lo fa e voi eh, ho detto per primo quindi credetemi che uh, david lanso lo fa quindi eh, c'è nick Walker eh, io vedo anche ho visto anche aggiornamento di Samsung in dauda che fa paura e oggi c'era anche aggiornamento di um, william bonek perché Sembra che abbiamo dimenticato di William Bonac. William Bonac è uno di quelli che ha vinto a Classic. C'è solo due vincitori di North Classic uh, nella lista per ora. C'è William Bonac e c'è Nick Walker. Nick Walker probabilmente uh, se non fa Derek può vincere un altro a Classic. Uh, credo che può vincere Sean Clarida anche se è un, uh, come si dice, campione di Mista Olimpia. Vincitore di Miss Olimpia, però in confronto di mass monster come Nick Walker uh, non lo so, uh, non lo so come uh, andrà per lui. A uh, mi piace uh, tanto, tanto il fisico di uh, Strong Clarida, però non credo che in confronto a Nick Walker, però non lo so quanto sono atti ah, loro due. Uh, perché alla fine Nick Walker non è che atissimo, però alla massa il più alto su, su questo gara se non sbaglio sarà uh, come si chiama? Samson Dauda. se sì, non c'è Lansford vince Andrea Fabris eh, sì, credo di sì però William Bonac secondo me se William Bonac riesce a arrivare condizionato con giusta condizione e William Bonac, che conosciamo di solito, quello lì, quello lì che ha vinto Anno Classic in passato, puoi fare anche danni William Bonac. William Bonac non è uno da sottovalutare perché alla fine se vediamo Nick Walker, William Bonac, De uh, se Dex Fall, anche Sean Clarida, hanno quasi la stessa altezza, sono pochi sono che sono passati da 2-12 12 e adesso guarda che la a lopo no, solo cuoca che non so se ha fatto i 12 anni in passato. Quindi te di Ah, ok, stai, stai dicendo di, di che parlo di la diretta di Giuseppe Romano Ok, adesso Te, te, lo, te lo racconta a breve eh, aspettando a Francesco che si viene quindi ti racconta a breve praticamente ehm, con Giuseppe Romano aveva un atleta eh, non lo so se devo dire il suo nome dai essendo che parliamo di, eh, di lo dico il suo nome era un atleta che si chiamava Christian Zaccarella se non è sbaglio il suo cognome scusate e lui eh, ha vinto l'anno scorso: eh, gareggiava ah, nel Classic e ha vinto pure la eh, uh, sua prima gara. Se, secondo me, la eh, sua prima gara per qualificarsi a Mr. Olimpia. no, ah, di scorso ha vinto la sua prima gara per qualificarsi a Mr. Olimpia, Ha vinto poi, ha fatto altre gara dove è arrivato a, se non sbaglio sbaglio. Secondo anche se lui aveva già qualificato, però lui gareggiava a Classic Physique, però non lo so per, di preciso perché lui ha detto che non gareggia, non farà mister Olimpia perché lui praticamente uno fa fatica con i pesi, eh, il peso per Classic Physique perché lui eh, per entrare nel peso di Classic Physique lui deve fare un sacco di dieta eccetera e questa cosa lo disturbava tantissimo. Eh, quello lì eh, era uno dei suoi motivo e secondo che lui, essendo che ha una famiglia, eccetera, eh, per motivo economico faceva anche fatica, non aveva sponsor, eccetera. Uh... Ok, okay. ok. Zaccarella, ok, male che hai detto. Quindi lui è. Eh, ha detto questa cosa che non avevo sponsor eccetera che per quello eh, non poteva fare la mista Olimpia eh, poi dopo mista Olimpia lui si è passato da team di um, uh, maro sassi e hanno fatto la diretta in questo diretto di maro sassi non lo so di preciso perché non ho guardato tanto eh, c'è Francesco qua non ho godato tanto quindi poi dopo continuiamo il discorso della di, di diretta di ieri comunque adesso c'è francesco aggiungiamo ehi eh, ma... sì sì ti vedo mi vedi sì 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 sì, sì. aspetta che ok aspetta dimmi okay. se sono dal telefono ah ok ma sì 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 va bene va bene ti stavo, stavo parlando un pochettino, no, e... anche ti vedo adesso. Stavo parlando un pochettino della diretta di ieri, di, di perché qualcuno mm. mi ha chiesto e quindi stavo ah. raccontando cosa è successo, cosa non è successo. Comunque, come stai? A posto? Bene, bene, ce l'abbiamo fatta! Sì, ce sì, finalmente. Eh. <ride> come come com è andata oggi? È stata una giornata in, in Eh, sì, oggi siamo andati in palestra Carate Brianza a fare uno shooting per la Yamamoto Moto, per un nuovo abbigliamento e poi dopo sono tornato in studio da Roberto Bonuomo, con cui lavoro, con cui collaboro, ho fatto due persone, poi sono tornato a casa adesso. sono ah, ancora appena, la verità. <ride> va benissimo. Mi sa che conosco un ragazzo che lavora con te lui è di Torino, Nico. Eh, Nico, eh, Nico Romano. Eh... Si, sì sì, 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 sì. sì. Sì, sì, sì. Ma sì, è perché... stato lui a dirmi che, che volevi, farla, volevi fare un'intervista un diciamo in sì, 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 bravissimo. Perché ho, ho chiesto a lui, ho detto, magari se lo scrivo, essendo che se, se abbastanza famoso, magari il mio messaggio arriva giù, 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 non mi risponde. Quindi ho detto, tu che sei vicino a lui, aiutami a parlare con lui. E è stato bravo, dai. Siamo è qua. Certo. Meno male, wow. no? Va bene, va bene. E tu sei sponsorizzato da Yamamoto perché ho visto uh, sì. Teams da due anni? So no, no, tre anni. Scusami, tre anni. Oh. Ok, tre okay. Anni. ma per chi, per chi non ti conosce, ovviamente io conosco, ah, tante mm. gente ti conoscono. Chi sei? Ah, io <ride> <ride> no. Allora eh, vabbè, il mio nome lo, sa, lo sai. Sì, no. sì, facciamo seri Allora, ho 26 anni sono un personal trainer e un bodybuilder professionista e praticamente pratico questa disciplina dall'età dei 17 anni oh. e tra l'altro in quel periodo lì giocavo sia a calcio e, e mi allenavo avevo praticamente uno scantinato un box dove andavo lì mi allenavo dalle 2 fino alle 5 poi dalle 5 fino alle 8 di sera andavo a fare gli allenamenti di calcio perché ero proprio cioè, diciamo che il calcio è sempre stato il mio sport principale, però comunque avevo anche quel sogno nel cassetto di dire: voglio diventare così. È arrivato a un certo punto, non potevo più, diciamo, portare avanti le due discipline, no? E ho dovuto fare una scelta, e quella scelta è ricaduta sul bodybuilding. Ah. Okay. Attualmente, attualmente il mio lavoro è eh, personal trainer come in primis, secondo come influencer, mh, Fitness influencer e poi come bodybuilder professionista, ok. Anch'io, anch'io volevo diventare un cacciatore Io sono venuto in Italia e... perché volevo giocare a calcio, <ride> sì, ma sì. Ho giocato un pochettino, ho giocato per le squadre, così poi ho fatto anche pro, ehm, provino per Alessandra. Alessandra mm. uh, quindi poi dopo mi hanno messo sulla seconda squadra, però non lavoravo. <ride> e... Mi senti? Sì, aspetta, no, adesso, adesso ti sento, ti sentivo. Ok, ho detto okay, che ora... eh, ho fatto il primo per, per Alessandra, eccetera, poi bom, e, e a quel periodo non lavoravo, quindi ho dovuto iniziare a lavorare, poi il eh, la sogno so di, di, di calcio è finito. Poi ho iniziato ad allenarmi uh, qualche anno fa perché ho visto un mio amico che andava in palestra, magari lo conoscevo, Noah, Ah sì, mi, eh, Big No. Sì, sì, sì. Big no, sì. Ho visto che andavo in palestra questi ragazzi quindi anch'io ho iniziato poi, però io poi ho fermato, eccetera. È una lunga storia, comunque va bene, siamo qua per te. <ride> Ma perché hai scelto la disciplina di bodybuilding e hai lasciato calcio, o perché hai scelto più bodybuilding? Perché praticamente ti racconto come sono andati i fatti. Praticamente, io un giorno sono andato a casa di, di un mio amico e aveva praticamente un bilanciere, ok, semplice bilanciere. Non lo so cosa è scattato nella mia, te nella mia testa, però appena l'ho visto uh, ho cominciato a fare due o tre ripetizioni e in quel momento, non lo so, mi è... sono impazzito, dentro che ho fatto anche, cioè sono andato a casa, sono rientrato a casa e ho chiesto a mio padre, allora avevo sì, appunto, 17 anni. Di comprarmi una panca con gli attrezzi Cesa, perché volevo iniziare, volevo subito. Che poi sono partito con l'idea, devo diventare un Mister Olympia Open, cioè con ah. le enormi 120 kg. E cioè, la mia idea era praticamente Philippe. Se so, sei presente, sì, 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 ecco quella era la mia idea. Poi, dopo <ride> il tempo oh, diciamo che anche per la mia linea fisica, per la mia struttura e la mia categoria classica era quella più adatta. E poi a un certo punto ti dico la verità, um, um, volevo diventare così. Poi, dopo, mentre giocavo a pallone, io avevo ricevuto una proposta di Provino al Torino, tra l'altro. Ah, eh, allora sembra... tu eri allora. Sì, no, ero bravino, giocavo in fascia esterno sinistro. E ho praticamente quando ho ricevuto questo, questa, questa proposta di provino, io non l'ho accettata perché comunque, sai, quando comunque eh, nasci in un paese di oratorio, cioè quindi la squadra di calcio dall'oratorio, di conseguenza si crea un legame con gli altri ragazzi che non vuoi andare via. Quindi di conseguenza io non volevo andare via, però queste cose qua le capisci dopo. Quando dopo sono passati un po' di anni, tipo da 18 anni, ho fatto no, sì, 17-18 anni, diciamo che era l'anno quando avevo 17, ma dovevo farne 18, quell'anno lì sì. ho capito che comunque avevo perso un'opportunità un che poteva cambiarmi la vita, diciamo, no? Oppure farmi diventare qualcuno in un settore ho detto, vabbè, sai che c'è, io non voglio essere, cioè, non voglio perdere altri treni, mi butto sul bodybuilding, è quello che ho fatto. Quindi di conseguenza sono andato. Allora c'era una palestra lì vicino a casa mia, io non ero mai andato in una palestra, mi allenavo sempre a casa. E da lì il, il, il proprietario della palestra era un preparatore, un noto preparatore, che da lì poi ho iniziato a gareggiare natural, nei contesti natural, proprio così. Poi dopo. Ho voluto spostarmi nella federazione, quella che è la più importante, la Pro League e poi da lì ho iniziato tutto il cammino. Però ti ricordo, cioè, ti dico, eh, io non avevo soldi in quel momento, cioè nel senso, io per fare eh, la dieta, ad esempio, mangiavo un kg e cento di pollo e 300 di albume solo verdura, no? Zero carboidrati. E quindi, comunque, il pollo costa, no? E sì, quindi sì. Andavo, a portare, <ride> andavo in giro a portare la pizza. Col, col motorino di pizza e, e mangiavo gli spuntini mentre portavo la pizza mi, 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 mi sedevo sul motorino e mangiavo il pollo mi facevo così e poi da lì poi, da lì ho cominciato a gareggiare ho fatto la prima gara appunto a 17 anni in quell'anno dei 17-18 e ho fatto secondo la mia prima gara invece poi l'anno dopo ho vinto la stessa gara cioè sono ritornato e poi da lì poi, mi sono buttato in IMBB, che è una federazione natura, non so se conosci. No, ah, io non ho mai gareggiato, dovevo gareggiare, poi è successo il Covid, poi ho volato tutto. <ride> no, ho fatto appunto questa gara qua, dove ho vinto, eh, sì. poi ho fatto anche rimini, rimini Wellness. Rimini, sì, e, sì, ho, e ho, ho vinto anche lì. Poi dopo, eh, poi dopo ti dico ho fatto altre gare dove comunque ho sempre fatto sempre primo ho cominciato poi a, diciamo, a prendere un po' le, le mazzate quando sono passato nella pro league gareggiando come classic perché io allora gareggiavo come junior bodybuilding mm. e quindi di conseguenza non avevo cioè, non a... ero piccolino cioè la maturità muscolare non c'era quindi di conseguenza mi mancavano il volume eh, un sacco di cose, però lì c'è sempre martellato. Infatti, quest'anno quando ho preso la Pro Card l'ho presa dopo sei gare. Cioè, l'anno scorso, 2022, sono partito da maggio. Ho fatto la prima gara a maggio e ho finito a dicembre. Eh. Uh, quindi è stato quasi un anno di dieta, eh? eh sì, anche sì. Però ti dico, anche è anche successo quest'anno come è successo anche l'anno prima, però l'anno prima. Ti dico la verità: non so cosa è successo, però c'è stato un cambiamento allucinante. Nonostante tutto, e non abbia mai fatto una fase di bike, sono sempre stato comunque calorie medie, medio-basse, perché comunque io avevo, cioè, ho un peso da rispettare, non posso sforare più di tanto. Quindi la cosa bella è stato vedere il corpo: l'anno cioè, scorso 79 kg, e quest'anno 79 kg, com'era? cioè, È totalmente un'altra cosa. Ah. No. Ok, ma adesso che si sei uh, un po' adesso, cosa, cosa fai questo anno? Ma? Ti vedremo a, a, sì, a questa Olimpia? Mi senti? Aspetta, aspetta no, ti sei, sentito, sei bloccato. Aspetta, che sì. ho letto c'è cioè, un, una domanda qui. Sì, sì, Francesco, che consigli fondamentali dovresti a chi ha iniziato a parlare da poco? Ok, vai. Il consiglio che posso darti è quello di saperti allenare bene, nel senso che eh, ti direi parti dagli esercizi, non so, come lo squat, ok? E lavora sul movimento in modo tale da proprio conoscerlo a fondo, nel senso che accosciata completa, accosciata media e di conoscere proprio il movimento. Sull'allenamento io ti consiglierei cioè se uno ha iniziato da poco ad allenarsi, gli darei comunque un allenamento efficace, quindi con dei fondamentali come ad esempio lo squat, la panca, lo stacco e poi un'alimentazione abbinata all'allenamento, però non troppo drastica, cioè nel senso non troppo lineare, no? Nel senso inizierei magari con dei macros, appunto perché comunque se una persona non ha mai iniziato a fare una dieta e li metti riso e pollo, riso e pollo, riso e pollo pranzo, cena, colazione per dire, impazzisce, quindi iniziare con degli alimenti un po' più basic e poi dopo man mano si arriva a... al tazzo cioè alla al, <ride> virgolette va bene, va bene volevo chiederti, non lo stavo chiedendo prima eh? Adesso che se sei diventato pro, lo so che hai la pro card, per questo anno che cosa fai? Ma ti vedremo in Amistad Olympia, Outclassic Classic, New York Pro? Cosa... cosa fai questo anno? Gareggi ancora o, o no? Eh, allora ti dico, adesso noi um, abbiamo iniziato una fase di bulk di otto settimane. Mm. Dopo queste otto settimane vedrò il fisico com'è, com Ok, e se mh, vediamo che il fisico è competitivo, nel senso che se devo andare su sul palco o vinco, o non vinco, o me sto a casa. No, scherzo, se mm -hmm. sono competitivo, allora ci può stare. Anche perché comunque io adesso posso mettere su 6 kg in più dal peso dal peso, da, dal peso gara, quindi sì. sono comunque parecchi kg che in un anno difficilmente metti, quindi se salirò sul palco salirò a 82 che comunque 82 kg anche quest'anno mi vedevo bene però l'obiettivo è quello di centrare la qualifica all'olimpia e andarci ah, speriamo speriamo che ti vedo insomma. infatti su in questo canale ho fatto la diretta tutto Olimpia questo anno. ho visto uh, emanuele eh, peccato che non c'era l'altro italiano uh, cristian e eh, però spero che fosse mano ci ti vedo dico oh, lo conosco <ride> Ah, poi, cioè, beh, poi possiamo anche vederci per un allenamento assieme. Sì, eh. sì, 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 sì uh, però ma tu sei con Tim um, Romano? Sì, con Giuseppe. Con Giuseppe Romano, sì, sì, In sì, uh, ho visto, ho visto, ma per esempio no, queste cose che perché ho visto la diretta ieri, però non andiamo. E cosa è successo ieri? Comunque, ho uh, visto cosa è questo problema di soldi su bodybuilding? Bodybuilding come fa un bodybuilder body a guadagnare soldi facendo bodybuilding? Perché tutti non sono fortunati, di uh, magari a qualcuno non ha lavoro, e come guadagna soldi un bodybuilder? Diciamo, tu chi, chi sei un bodybuilder, come come, come iniziato a guadagnare soldi sul mondo di bodybuilding? Ok, vuoi sapere come ho iniziato. Sì, sì. Come hai com iniziato? Allora, Perché non io... è, lo so che non è facile, eh? no? Non è semplice, ma io comunque <ride> non mi ritengo una persona che posso, posso scampo, ma non guadagno nel dire cioè chissà che cosa. Diciamo che sono tranquillo, okay? oh. che il cibo a tavola non manca, ecco, Però <ride> non posso fare il passo più lungo della gamba capito? per ora, <ride> okay. no? Allora. Io ho iniziato, allora ho avuto un'idea particolare, praticamente ho pensato di costruire prima la mia immagine da fitness model, ok? Quindi io facevo tanti tanti shooting, giravo anche, sono andato in mezza Europa quasi a fare tutti i shooting. I primi sono stati gratuiti perché comunque mi serviva il materiale e poi dopo ho cominciato a farmi pagare. No? Dopo che comunque ho raggiunto mh, un po' di, di seguito, però, questo seguito era prettamente ehm, straniero. Quindi, tanti, tanti inglesi, tanti americani. Poi, soprattutto, mh, succedeva che io magari facevo degli shout out al tempo c'erano che praticamente. Ragazzi come io e te, io magari mettevo una tua foto sulle mie storie scrivendo follow my, my bro e ti taggavo eh sì. e ti arrivava il seguito. Infatti la maggior parte della gente che mi segue sono prettamente anche stranieri perché comunque eh, io comunque ero in quel mondo lì di shooting che comunque io ho anche un gruppo su WhatsApp dove comunque ci sono dei ragazzi dove si, si scambi ci scambiavamo: tipo com'è col fotografo, se è uno a sì. posto, no? Perché comunque alla fine... Quando tu viaggi per queste cose, qua, l'altra persona non la conosci, quindi non sai mai chi, hai, chi ti trovi. E ho iniziato a prima a fare, appunto, costruire la mia immagine da fitness model. Poi, dopo, ho cominciato piano piano a switchare ehm, la mia immagine. Quindi, cosa è successo? Che ho preso una collaborazione di abbigliamento con la Atomic, la nomino anche perché, comunque, è un'azienda che è stata fondata da dei ragazzi della mia età. Da lì ho iniziato a fare degli shooting, vestito, a propormi, ho cominciato a propormi anche ad altri brand. E poi, piano piano, ho avuto la fortuna di collaborare con Riderware per circa un anno e mezzo, con la Riderware, che è stata, la, secondo me, la più grande collaborazione che abbia mai fatto. Perché comunque la Riderware in Italia non sponsorizzava nessuna, io l'ho chiusa circa l'anno scorso perché comunque era difficile vendere in Italia perché c'era un, un, un alto tasso di dogana, di tasse, mm. praticamente era un casino vendere. E anche loro, anche per me la soluzione era o oh, mi mandate i vestiti, io vi faccio i contenuti eppure non ha senso, capito? Sì? Però in quel caso lì diventava una spesa per loro non tanto per i vestiti, ma perché comunque dovevano anche loro pagare la tassa per mandarmi la roba. La mamma, sei, sei. Non ne vale la pena lì, poi la, si è chiusa e poi dopo ho cominciato. Cioè, io attualmente adesso collaboro con uh, comunque con diverse aziende essere tipo Gel North, che è canadese, poi c'è la Taylor e che è inglese. Quindi praticamente mi sono creato quel giro lì. Soltanto che, comunque, ovviamente non è che guadagno chissà cosa. Quindi, allora, il mio, il mio lavoro principale è il personal, che comunque ho sempre fatto, da. da da 17 anni, anche perché dopo che ho mollato diciamo lo speedy pizza avevo bisogno comunque di fare il lavoro che ho sempre voluto anche perché sono diplomato ISSA e mi andavo sì, sì. di portare in giro le pizze e, e poi da lì diciamo che poi piano piano quando gareggi comunque mh, prendi molto più pubblico quindi eh, c'hai più seguito, sei più seguito la gente cioè, da quel momento lì che gareggi devi sapere... Gestire la tua immagine. Ge gestire, gestire la tua immagine nel modo giusto per monetizzare e via. Continui così. Ah, ok. Ma uh, come mai in Italia Body Beauty è vissuto male che in confronto a altri sport oh. Ma tu hai qualche idea di questo? di questo cosa? Perché io vedo che magari su altri spot eh, ci sono tanti guadagni non, non, non sempre non tutti i spot però anche quando uno parla di magari dico io sono un po di più da gente ti guarda a un certo modo come per dire un po di più hai vissuto abbastanza male in Italia come mai eh, perché ti spiego come mai perché siamo noi a, a gestirlo male perché in Italia c'è troppa invidia tra, tra team no. Eh, c'è sempre uno che vuole essere migliore dell'altro. Poi, comunque, in Italia, se tu fai cioè, tipo se tu ottieni successo, la gente è pronta mh, a puntarti il dito e cioè, capito, a prenderti in giro. cioè, non c'è una collaborazione come all'estero. Mm. Cioè, okay. È stupido perché, secondo te, i due bodybuilder italiani al momento che conosciamo magari non fanno dei video simili delle foto assieme. Infatti, infatti, uh, sull'altro diretta che ho fatto la settimana scorsa ho detto queste cose, ho detto ma purtroppo in Italia sembra che stiamo litigando con nostra stessa, non lo so, io vedo anche tutti i ragazzi di classica all'estero, prima di Mr. Olympia, hanno fatto video uh, fra di loro, Ux ha fatto video con Chris Borns, ha fatto video con... Um, Uh, Vendiso, Diesel ha fatto video con, anche con uh, come si chiama l'altro? Che è passato a 2,12 adesso non mi viene in mente. però in Italia non so perché fanno questa cosa. Anche in Italia, secondo me, è anche questa cosa di bodybuilder influencer influenza che hanno questa idea in Italia che se tu fai bodybuilding non puoi fare influenza. Che ne pensi di queste cose? Tu che fai tutti e due ti hanno già detto qualcosa perché fai influenza di bodybuilding Ma io ho visto su. Deve. Io penso che una persona che dica una roba del genere è, è stupida, cioè è ignorante. Nel senso, che se, se tu ti faccio un esempio: se tu mh, fai soldi facendo i video su TikTok, o facendo di qua, io ti stringo la mano, dico cavoli, bravo perché hai trovato un modo per far soldi. Non è che ti denigro, dico, non... cioè, ti prendi in giro, capito. Perché comunque, alla fine, cioè, se tu hai il tuo lavoro, stai guadagnando così, ben venga, capito. E poi io ti voglio dire una cosa, no? Al giorno d'oggi. Eh, se non sei capace di usare i social, difficilmente vai a fare anche le gare. Ad esempio, perché comunque ormai tutte le locandine delle gare sono sui social, capito? Se tu sei fuori, non sai neanche che gare ci sono, cioè sei proprio fuori dal mondo, capito? E fare l'influencer aiuta l'atleta a monetizzare, cioè a, diciamo a campare di questo, capito? Proprio per yeah. quello che un atleta al giorno d'oggi deve puntare sui social, deve costruirsi un'immagine, perché uh, può, può lavorare, può mantenersi di questo, capito? Non può pensare di fare solo l'atleta e basta, perché comunque non è che giochi a calcio, cioè non è che giochi a pallone professionista in Serie A, che comunque hai 2 milioni, 3 milioni di follower e il tuo account è gestito da, da società e tu fai soltanto le storie e basta, manco carichi post, perché comunque alla fine tu guadagni... 10 milioni all'anno cosa te ne frega non hai bisogno di stare lì tu a fare questo e quest'altro cioè è totalmente un mondo diverso quindi è per quello che secondo me è sbagliato proprio questo ragionamento perché comunque se uno fa l'atleta a livello professionistico in questo ambito deve avere un'immagine perché allora, allora anche Bamstead adesso cioè allora Bamstead è cioè, cioè non capisco <ride> eh. ma anche te che sei sul mondo di bodybuilding. Secondo te i social influenza può influenzare i risultati su una gara a momento? Secondo te? Io ho questa teoria che se tu sei ben seguito, mm. puoi anche influenzare i giudici sulle gare, soprattutto su queste grandi gare tipo Mr. Olimpia, e hanno, perché puoi per portare pubblicità a questo, diciamo a questo gara, Secondo te la mia teoria è giusta o no? Sì, è giusta. Giusta è, è, è giusta, perché comunque alla fine eh, la, la, cioè se tu gareggi hai comunque il tuo pubblico che ti segue, tu sponsorizzi la gara che fai, allora la gente viene a vederti su quella gara che fai, quindi automaticamente porti i soldi anche al promotore alla federazione, capito? Quindi è tutta una specie di business che c'è dietro. però comunque ovviamente questa cosa qua, secondo me, accade magari. Nei, nei grandi eventi tipo ad esempio nel Mister Olimpia, comunque c'erano 60 classic. Come sì, fai sì. a giudicare 60 persone, cioè a vederle, capito? Difficile. Mm. Allora è difficile, quindi allora pensavi molto come hai detto tu sui social. Ma che consigli hai per uno che vuole diventare Francesco? quello <ride> che vuoi diventare come te perché tu sei eh, ben seguito in Italia ho visto ho sentito gente parlare di te sì poi ho detto sì ho visto gente in giro parlare di te in, pale in palestra perché ero in palestra un giorno e gente lo sa che faccio interviste faccio video su bodybuilding e qualcuno mi ha detto ah eh, te conosci questo ragazzo ho detto ma no non conosco poi sono andato troppo fino l'ho iniziato a seguire ho visto che tu sei su di là è iniziato a, a conoscerti un pochettino su social poi per caso parlando con un'altra persona ho conosciuto che mico ti conosco pure Nico mi ha detto che sì conosco lui ho detto ma ah ma dai perché qualcuno mi ha già cenato lui che lui ha un bel fisico che lui è uno di italiano migliore con il bel fisico eccetera quindi di là così siete in seguiti su social quindi ci sono tante gente che magari che magari non diventare come te che consigli hai per loro? c'è qualcosa che adesso che sai che magari all'inizio quando sei iniziato tu non lo sapevi guarda la dimostrazione più grande l'ho avuta proprio due mesi fa in Austria io il consiglio che posso dare proprio il consiglio migliore è quello di continuare a credere in quello che fai nel senso che se tu fai una cosa oggi non ci riesci, la riprovi domani non ci riesci, devi, il, mh, devi continuare a farla finché non, non ci arrivi, perché comunque è il fatto di non mollare mai, che poi, quando stai per mollare, lì ti premia, capito? Il fatto di crederci proprio: il fatto di non mollare mai e crederci, perché comunque è stata comunque la mia mentalità, da un anno a questa parte dove comunque gareggiavo gareggiavo e facevo sempre il secondo terzo, poi vincevo, andavo all'assoluto e perdevo l'assoluto, quindi ho detto cioè, devo, no, ce la devo fare, quindi allora dopo una gara riprendi, vai in preparazione, scarica i carbo, allenati due volte al giorno e infatti non mollare mai, cioè avere la testa dura di riuscire ad andare avanti e superare i problemi, nel senso che se ho un problema lo supero, cioè non ci vado addosso, ad esempio, no? Cioè, nel senso, ho un obiettivo. L'obiettivo eh, devo raggiungerlo in qualche modo, no? Cioè, io se ho un problema, penso a le, tutte le possibili soluzioni che ho a disposizione in quel momento per farle. Ad esempio, se appunto non avevo soldi per fare determinate cose, prendevo e andavo allo Speed e eh, dicevo: ascolta, fammi fare una, una giornata dove guadagnavo quei soldi lì che mi permettevano di fare poi le altre cose, capito? Cioè, sì, il fatto sì. di di avere sempre delle idee in testa di sapere cosa vuoi quello è importante cioè tu sai che vuoi la pro card ad esempio ok sai che c'è da fare questo percorso lo fai punto non c'è niente che tenga capito lo fai capito è il fatto di non mollare mai in poche parole cioè di crederci in quello che fai mm. Vabbè, vabbè. ma tu, in, tu sei di Milano che, se qualcuno vuole trovarti a allenare con te eh, come si fa? Eh, basta che mi scrive noi ci mettiamo d'accordo e ci alleniamo oppure guarda cioè, ci sono tantissimi altri posti Cioè, scusami ci sono tante altre palestre dove possiamo allenarci assieme o in action fit ad esempio a Colonia Monsese oppure da, in studio da me da Roberto in FitLab a Milano e anche dove sono andato oggi, Cara de Brianza, che è una palestra bellissima? Quindi ce ne sono, ci si organizza e ci si allena. Oh, vabbè. vabbè, prima di lasciarti andare, lo so che sei stanco perché hai lavorato tutto il giorno, eccetera. Volevo, chiederti, va... uno... <ride> Volevo chiederti una cosa, ma come è cambiato la tua vita con bodybuilding? Cosa ti ha cambiato? Tipo, bodybuilding cosa ha cambiato nella tua vita? Cosa hai bene che ti ha fatto bodybuilding? Perché. Essendo che hai vissuto male in Italia, cosa c'è una cosa che puoi raccontarci, che vuoi per dire, oh body beauty, se non per body così 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 così, meno male che facevo body beauty. Eh, allora, il bodybuilding mi ha insegnato tante cose. La prima, il fatto che ci sono tante difficoltà e le puoi superare seguendo un piano, ok? Ad esempio la dieta per arrivare all'obiettivo, ok? Poi mi ha insegnato comunque ad essere forte nei momenti che magari ti succedono cose brutte e tu sei lì nel... Io ti faccio tutti gli esempi colleganti al bodybuilding, ok? Mm. Sei lì, hai avuto una giornata male, eccetera, quindi vabbè, allora stasera mangio qualcosa di diverso da quello che ho nel piano. E invece il bodybuilding mi ha reso proprio... Cioè, ma diciamo che ha forgiato un lato del mio carattere che prima non c'era, ecco nel senso mi ha aiutato a prendere più sicurezza di me stesso, a avere più confidenza e soprattutto mi ha, mi ha aiutato a superare diversi ostacoli, capito? Nel senso che magari io prima pensavo no, vabbè, eh, non ce la faccio, oppure no, oggi vabbè va così, lascio stare, e invece no, proprio la testa di dire l'obiettivo è quello lì e vado avanti. Poi comunque penso che nella vita si viva, cioè, devi avere degli obiettivi, ok? Non si può vivere senza scopi nella vita. Cioè, non è che tu ti alzi la mattina e dici, vabbè, adesso vado a lavorare otto ore, poi prendo, torno a casa, mangio e dormo. No, secondo me, una persona nella vita deve avere obiettivi, capito? Deve essere ambizioso, sì, sì. dire, voglio guadagnare tutto, voglio costruire, Cioè, tutte queste cose qua, secondo me, yeah. oh, punto... ok. Adesso sì. che tu sei off, no? Quanti volte ti allena a ah, giorno? Ma as aspetta, bro, ti voglio interrompere. Ma perché io non so se, eh, io non vedo le persone che sono collegate, tu le vedi? Sì, sì, sono qua. Sono fino adesso, sono tipo uh, abbiamo 15-12 adesso. Okay. Perché, perché non va, lo vengono? Non l'ho condiviso nelle storie, capito? Per quello, quel link dopo che hai mandato. Ah, uh, ok. Vuoi <ride> che ti mando adesso? Poi dopo, dopo ti mando i video, uh, il link di questo video, così lo condividi di là, va bene? Sì, ma magari tu scegli un, una parte che la mettiamo nella story e poi la pubblicizziamo. Ok, okay va bene, okay. va bene. Dopo, dopo lo salvo poi te lo, te lo mando. Certo. Va bene. <ride> Ok, perché, infatti, infatti, magari ho, ho pensato che perché magari se qualcuno vai, io lo pubblico io. Qualcuno vai e non, sul tuo profilo non riesci a cliccare il link, quindi magari sarà un problema. Aveva, aveva ragione anche te, perché non ti ho mandato il link. Ha ragione, allora, sono adesso eh, fa, aspetta, fai così. Eh, non riesci tu adesso a, a rimettere la storia con il link per entrare in diretta. Sì, 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 sì lo, faccio, lo faccio subito. Dai, fallo così almeno la, la ripubblico, la, la riposto adesso. Così magari vediamo se entrano ancora altre persone. Comunque, cioè, entrano... ah, okay. a dire la verità, <ride> infatti, nel link che mi hai mandato, che hai messo nelle storie, non porta la diretta. Ah, ok, ti lo, ti, lo, ti lo mando anche a te. Ti ho mandato il link sul messaggio. Ok, poi adesso faccio un'altra storia. <ride> Stiamo facendo tutto su diretta. Non so se hai visto. Sì, 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 no, ho visto. Ma è, infatti vorrei farlo anch'io, sta cosa qua. Però, avendo il telefono, però sono stato stupido perché avendo anch'io il PC potevo farlo. eh Vabbè. Uh, ok, adesso metto il link. Oh, ok. mai infatti... yes. prova a vedere se nelle mie storie entri il link con mi miei non entri no infatti lei la mia compagna mi ha detto che non va il link che hai messo nelle storie mi sì perché, perché tu dovevi metterlo infatti ti ho mandato il link adesso tu devi di questo video devi mettere anche te però se qualcuno clicca a quella storia lì magari viene il mio profilo poi devi cliccare il link sul mio profilo lungo, sono... lungo. infatti mi sembrava strano Adesso ti ho mandato. ti, ho, ti ho mandato, Piuttosto eh, se vuoi condividerlo, magari esci e puoi rientrare. Aspetta, lo faccio subito. Aspetta. Ok. Ah, mi senti? Sì, ti sento. Ok, quindi copio il link che mi hai mandato? Sì, poi te lo metto sulla storia di, di, uh, di, di, di te su Instagram. Ok, quindi riposto la storia che mi hai mandato tu? Sì. Magari qualche, qualche storia che ti ho mandato tu Però mettendo il link sopra Ok aspetta Faccio il link per accedere alla diretta Sì 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 No quello lì che ti ho appena mandato adesso L'ultimo <ride> che ti ho mandato eh, Adesso tu mi hai tagliato nella storia no? Sì poi ti ho mandato anche un link Adesso te lo, te lo mando di nuovo Non quello lì per entrare uh, Sulla piattaforma Questo qua che ti ho mandato adesso Cop copia e <coughs> metti sulla storia l'ultimo che mi hai mandato? sì 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 ok allora aspetta che quindi io riposto va bene ok ci siamo allora ho copiato il link l'ultimo che mi ha mandato adesso lo sto mettendo nella storia ho scritto il link diretto per la diretta vista ok ci siamo ah, ok eh, cavoli però se è stato <ride> no perché pensavo che magari mm. gente si si entrava da da, da tu profilo si entrava da mio magari se cliccato lì però sono stato abbastanza fumo. Potevo mandare anche il link. Quindi <ride> ha ragione anche te. Eh sì, per quello, infatti, ok, aspetta, che mi sa che è andato. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo live, rientro. Ok, rientro. Aspetta che rientro in diretta. Ok. Ok, eccoci. <ride> okay, adesso tienimi aggiornato dalle persone che entrano se aumentano oppure no. Capito? Ok, ok, ok. Adesso sì. sì. Io vedo 100 persone che entrano adesso oh, e <ride> è funzionato. Ha funzionato. <ride> ma no, sì, 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 ha ragione anche te, perché non ho pensato di mandarti quello link lì, ho pensato che tagando, magari la gente, bon, però hai ragione anche te. No, ma ah, dove... sai come fanno? Che con le storie schippano ormai, c'è nel senso, lo senti te? Sì, anche sì tu... infatti, infatti. Loro entravano sul tuo profilo e poi andavano. <laughs> no, è impossibile. Ma è impossibile. tu, quanti lingue parli? Parli anche inglese? Yeah, I speak English uh, very well. Oh, <laughs> no, a okay, terzo. Okay. No, non lo parlo. <laughs> <laughs> Me too. I'm, Niger I'm Nigerian, so I speak English. My first language is English. Mint. <ride> no, Quindi no, a anche, anche a me succede la stessa cosa che succede a te. Tanti miei seguiti, magari sono in inglesi. Oh, perché sul canale è pubblico anche su inglese, hai capito? Quindi magari qualcuno entra, eh, poi, vede io, che, che stavo usando l'italiano. Si esce pure e oh, hai capito, per quello. Oh, oh. La, la lingua inglese è la lingua migliore. Molto, mi piace molto lo slang. Tipo quindi, sai, tutte le parole quelle, tutte spezzate. Presentano quando andate oh. in, in, in viaggio a gareggiare in paesi dove non parlano inglese non, o non capisce la lingua, come fate? Eh... <ride> mi faccio capire, oppure, anzi, parlo, tipo, ad esempio, lo spagnolo. Provo a parlare lo in spagnolo. Infatti, su, sono successi degli episodi dove uh... Cioè, che anche la mia compagna mi guardava in modo strano perché io rispondevo in spagnolo. Magari tipo le prime due le prime due risposte di Pola, uh, devo andare a chino, <ride> no. ma però spagnolo è come italiano, basta che metti S, <ride> non Beh, puoi... <ride> no, non è proprio così. però uh, nel, senso, nel senso, anche io pensavo così, però poi dopo è molto diverso, eh. Non è. Cioè, magari al suono può essere magari simile, però invece non lo è. No, eh, no, no. Eh, vabbè. Però, vabbè. Te... Però, però tanto fa un po'. Tutti iniziano a parlare inglese eh. solo dopo la nostra generazione, la generazione più giovani sta aumentando, però uh, poco, come, come sempre. Adesso siamo di nuovo a 12, perché è, scendi sale. Scendi. Sale. Vabbè. Eh, però anche. anche è... E tardi, Eh sì, ma infatti vabbè, adesso poi dopo eh, rifacciamo, cioè la rifacciamo, cioè la dobbiamo rifare perché comunque è stata... È stato scandaloso perché in mezzo abbiamo fatto. però è, è come... È, è bello perché tanto siamo su diretta, tanta gente, le cose non sono programmate, eccetera, però magari dobbiamo rifarlo un'altra volta, un po' più avanti, pubblicare... Facendo una pubblicità come si deve. Così gente. Magari, magari, se vuoi, visto che comunque tu fai anche video su YouTube, una cosa che potremmo fare carina è fare un allenamento assieme. Magari eh, facendo magari un, allenamento di, un allenamento di gambe fatto assieme. Lì possiamo fare un video su YouTube. Lì, secondo me, rende molto di più. Sì, 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 anche? sì, sì, eh, sarà sa, sa be bellissimo. Vengo con il mio video, video -maker, lì a Milano. Eh, perché anche io devo venire a Milano per fare un video, non so se lo conosci. Un ragazzo che si chiama Tete Te Tete. Tete Mi staccata, si chiama su Instagram, anche su YouTube. Ha eh, fatto video più con Denis Calà. Questi tipo di video si sì, 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 no, ma se ho capito chi è, però non, non so associarla a una faccia nel senso eh. Un, oh, ragazzo che... di col... un ragazzo di Nero come me, bassino, molto palestrato. Eh, devo... Cioè, eh, sì, tutto sì, tutto ma... A lui. Capito per quello, più che altro. <ride> Comunque, cos'è che mi stavi chiedendo prima? Uh... Sì, cosa stavo chiedendo? Io ho, ho, ho dimenticato tutto che stavo chiedendo. No, sono, ho chiesto perché, come è cambiata la vita sul su mondo di Body Beauty. Uh, ma cosa ne pensate dei risultati di Mistr Olimpia questo anno? Hai visto? sì, ho visto. Secondo me, è tutto giusto. A parte nei men physique secondo me, e anche nelle bikini. Se devo essere onesto, secondo me. <ride> cioè, se le bikini, secondo me. Era meglio se vinceva la seconda e anche nei men fisiche, mm, ma perché... io, sì. ma io su Open sono d'accordo con i primi due, poi già da terzo, fine quinto, ah, non, sono da, non sono tanto d'accordo. Perché secondo me Big Bang poteva piacere ancora un po', un po' trilato, Secondo me, eh, di e... sicuro lui poteva arrivare a terzo o minimo minima quarta secondo me è stato punito per queste cose per, 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 per quello gara lì che non ha fatto quello gas pose che non ha fatto secondo me è stato punito a posto eh, secondo me ti dico la verità no perché aveva comunque cioè proprio non so come dirtelo cioè proprio aveva non mi viene la parola <ride> gli Sliestismi sì? sul gluteo e sui quadricipiti. Non so se ci ha fatto caso. Cioè, sui quadricipiti era proprio dei bozzi, ma soprattutto erano sulle gambe, sui quadricipiti. C'era proprio, cioè, non so cosa ha fatto lì. Poi, secondo me, non era la stessa condizione di sempre. Secondo me, secondo te è finito per lui? Vinceva di nuovo Mr. Olimpia o è finito? Dipende, però secondo me guarda chi ha vinto adesso. Comunque, Chupan ha, ha totalmente una linea diversa: è molto più duro. È, cioè, è anche più bello da vedere. Secondo me, perché comunque l'addome è molto dentro è, è, è tosto. Cioè, è bello, è tosto secondo me. Anzi, ah, sì, lo so però anche adesso che si fa Annod Classic, che... eh, no, Arnold, no non più che va. Classic si fa. L'unico grande nome che secondo me anche lui può vincere. Nico perché Nico che lo fa adesso. Uh, c'è di link Walker, uh, Sean Clarida, William Bonac, poi c'è anche Samson mm. Dauda. Anche se Samson Dauda secondo me è tutto hype, non lo so, que questa è la mia opinione personalmente, secondo me Samson Dauda è tutto hype. E sì, è bello, secondo me io mettevo anche Andrew io metto Andrew anche Andrew Jack c'è anche su uh, Arnold, io metto Andrew, Andrew Jack avanti a uh, Samson Dauda, non lo so, non... c'è qualcosa che dietro il suo bicipiti femorale non c'è. No, è liscio. Anche se, vedi, anche se vedi su bicipiti quando fa bicipiti non è che ha tutti questi cioè, non voglio criticare nessuno però io vedo che è tanto per, per suo mister per il suo coach, suo coach tanto conosciuto sull'ambiente è tutto spinto avanti secondo me e adesso stanno paragonando, paragonando con big rammy dai non scherziamo neanche adesso <ride> Eh, quindi va bene, va bene, però questo diretta dobbiamo rifarlo eh, perché è stato un casino oggi. Perché, eh, ho sbagliato io. Dite sì, sta salendo sempre le stesse cose perché eh, non lo so. Anche su YouTube non è che è seguito come eh, Instagram, eh, però ho, ho avuto anche migliore uh, diretta sopra soprattutto sotto Mister Olimpia, quando facevo la diretta, veniva tanta gente perché parlavamo quasi sempre di Mister Olimpia, però adesso ci sono sempre 15, 12, adesso, per adesso ci siamo 16, però magari si sale dopo, dipende eh, anche. Eh sì, ma dobbiamo poi la... farlo come dici tu, che dobbiamo pubblicare anche il link su tua pagina. Eh sì, per eh, forza. Bon poi parliamo in inglese, no sto scherzando. Yeah, we, speak, uh, we speak English and we make a, a good workout, a good video e a good content. Ma sai che quando, quando sono andato a Londra ho conosciuto, ho visto gli italiani di là, quando la gente mi vede che parlo italiano, gli italiani che abitano a Londra sono contenti, perché sì. dicevo che finalmente finalmente qualcuno che parla italiano. E ma secondo te per esempio secondo te chi è inno uh, a qualche anno chi, chi è bodybuilder italiano secondo te che fa, a parte te perché tu sei anche tu sei ancora giovane secondo me tu sarà uno grandissimo che magari potrà il titolo di classe fisica in italia Però secondo te chi è la bodybuilder che secondo te riesce a fare Uh, di più a Mistral Olimpia in Italia, qualcuno che magari non lo conosciamo neanche, qualcuno che sta arrivando secondo te su tutti questi ragazzi che abbiamo adesso? Beh, allora io penso che ti, ti dico uno è, vabbè Andrea Munzi, nel senso che Munzi, uh, se secondo me migliorasse ancora il posing che già comunque ha migliorato può, può fare tanto secondo me. Munzio ha un grandissimo potenziale veramente top poi secondo me sta arrivando anche Di Lorenzo che è una, sì. un po open e lui sì, è sì, sì. a me piace Di Lorenzo suo fisico molto però mm. ho visto che è andato con loro su viaggetto su Mister Olimpia di là ho conosciuto chi era però non conoscevo prima però ho visto su foto anche ha fatto questo gara che poco Big prima man. di Ministero Olimpia Big Man che l'abbiamo sì, fatto sì, a sì, tempo, sì. però io negli Amateo. Ah, ok, ok. Ho visto l'Ovo in direct: c'era anche Muzzi, poi ha vinto sì. uh, l'altro sì. ragazzo per la qualificazione. Oh, sì. Ok, anche lui va bene. Lui tu invece è... fa E poi Vai. lui anche negli Open. Parlo degli Open. Lui cioè di Lorenzo è buon uomo. Sono comunque i due Open che possono ambire, che mi vengono in mente perché comunque Muzzi sta già ambendo capito quindi non, non me ne vengono in mente altri di mass, di Open ecco eh, non me ne vengono in mente altri cioè, ti dico loro due perché comunque sono veramente Cioè, io li conosco, sono molto amico con entrambi eh, sono due strutture veramente eh, proprio portate per portare quei muscoli e possono metterne ancora di più S ok su classe quando poti questo titolo da noi tu? Eh, appena appena la, <ride> la qualifica, no, beh, ma anche i classici. Comunque, eh, cioè, comunque, l'ele cioè, è un ottimo fisico, molto cioè, completo. Non, non sì, è... a me piace il fisico di Lele, però sai una cosa uh, che ho notato su un po' di italiani e che non hanno. Quello coraggio lì tipo gli americani vanno di là con tutto questo coraggio siamo americani vinciamo di qua di italiani sono tanti umili eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 non so se hai notato quello cosa di voi siete, quando andate vedete gli americani siete tanti umili anche per esempio Presti, facevo era umilissima con gli altri eh, come si dice bodybuilder americani quando facevo video con loro no, non no, lo so non può essere scafone diciamo però mm. voglio un po più essere un po più cazzuto secondo me quello è anche un problema di lele lele deve mm. anche quando vai su pacco magari fa hai capito Scenate, sì, convincere, cose. Convincere, convincere il pubblico nel senso che comunque io dico sempre che il posing è importantissimo perché comunque come tu ti mostri uh, cioè, mh, fa la differenza se tu entri sul palco uh, convinto uh, cioè mh, colpisci poi sì, ovviamente pieno sì, sì. della madonna è tutto poi vinci sicuramente a meno che comunque non ti trovi uh, gente come Bamstead che comunque <ride> non puoi fare niente li, capito sì, sì, perché per ho visto, ho detto che ho visto il Olimpia in diretta tutto, ho visto gli italiani quando andava di là, facevano un nuovo posing, nessuno ha fatto una serie pubblica, ha fatto, ho visto altri bodybuilder, tipo, magari quando è uscito a Hardy Chupan, quando stava facendo il suo posing, è camminato un po', ha fatto così, ha fatto salire la gente, hai capito? Queste cose, però io vedo gli italiani che vanno di là a posing bellissimi, presti a posare uh, grande e... Lele anche, non sto no, so dicendo che lui non sa posare, però in generale, in generale, io voglio che, non lo so, no, no, voi non dovete essere umili. Tu quando arrivi lì, dove <ride> alzare tutti e urlare. Beh, sicuramente <ride> quando arriverò lì, <ride> eh, ma lì, ma lì conta tanto il carattere della persona, secondo me, nel senso che se tu sei un carattere molto cioè molto solare, molto comunque diciamo così, no? Nel senso che, che simpatico, chiamiamolo così. <ride> quindi praticamente c'è proprio tu di carattere, capito? Poi magari comunque sai anche l'ansia, comunque sei, sei lì, quindi è normale che qualche cosa la, la sbagli, però se, secondo me c'è tanta esercitazione, non la sbagli. Punto vabbè uh, ve magari se gareggi in Italia eh, se che sono straniero non posso vi viaggiare come te andare estero e tornare perché ho bisogno di visto e, e c'è tante cose dietro però quando tu gareggi in Italia eh, spero se lo so prima vengo a, a vederti su qualche gara allora. certo ovviamente ma poi adesso dobbiamo organizzare comunque l'allenamento come abbiamo detto Uh, che qualcuno ha scritto uh... sì, a, muzzi, a muzzi manca il posing vero ma deve trovare anche la centra con il conditioning sono molto curioso di vedere cosa potrà su quest'anno ma io penso che muzzi mh, io ti parlo che se confrontiamo tipo le condizioni eh, quella che ha fatto a cali pro a california pro toronto pro era impressionante ma a me piaceva anche il big man la prima la prima gara cioè la penultima gara che ha fatto prima dell'olimpia io ero nel backstage e aveva delle gambe che erano cioè, spettacolari cioè io anche un video che gli ho fatto nel backstage è spettacolare lì comunque sai molte volte anche la giuria cioè io l'ho vista anche dal vivo la gara lì in base anche al giudice però ti posso dire che comunque in condizione c'è arrivato poi Ovviamente quest'anno arriverà ancora meglio, vabbè. poi c'è quel posing, ma perché mi, mh, sono molto autocritico. Cioè, il posing, secondo me, deve essere molto, capito, molto cioè, giusto. Preciso. Non oh, vabbè. Dico... Poi ha fatto la tua domanda. Francesco. Hai già idea di quale uh, gara farà in questo anno dopo? Eh, allora, non, allora, diciamo che abbiamo messo giù un calendario provvisorio, però non è detto che queste gare le faccio, nel senso che comunque adesso sono, è la seconda settimana che ho iniziato adesso, il mio primo bulk della mia vita, quindi adesso ho bisogno di crescere mh, il giusto, e poi dopo vediamo, decidiamo. Mh, io avevo in mente di gareggiare. Uh, in Portogallo c'era il Mr. Big Evolution che quella è la gara dei miei sogni fare da pro perché proprio tu entri da sotto al palco cioè praticamente tu sali sotto c'è cioè praticamente un ascensore che ti porta su e gira mm. eh, quella è una gara bellissima da fare infatti ogni anno ci sono andato, sono andato l'anno scorso e ci sono andato anche l'anno prima cioè praticamente io faccio i primi due anni ad andare in questi posti ogni anno L'anno scorso mm. ci sono andato due volte in Portogallo allo stesso posto, e ogni volta che andavo in quel palco lì, cioè vedevo quella, quella gara lì, quel palco lì dicevo, cioè, devo fare la prova lì. Sempre, me lo dicevo, eh, dico, va bene, anche, anche secondo me, anche uno gara bellissimo da fare, stava Anno Classic UK, qualcosa. Eh, ma non c'è più l'anno Classic UK l'hanno tolto. Ah, non c'è più, oh. non c'è più. Sì, non... sì, sì, per, uh, sì, sì, sì. Sì, 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 hanno il classic UK, è successo un eh, casino l'anno scorso, perché a uh, sì. per sponsor non, non era d'accordo con. me, eh, sì, 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 mi ricordo che poi hanno cambiato il nome, hanno, hanno dato un altro nome, mi sa. Frue Fru, Fru Afflet, si chiama sì, sì, sì. Ah, va bene, va bene. Grazie Francesco, apprezzo molto. E poi ci organizziamo per un altro video di allenamento di sicuro vero, vero, a Milano vero da te. Certo, e poi così la... Alleno. La diretta. La... Eh? Magari la facciamo su Instagram a questo punto. Sì, sì, magari facciamo su no. magari facciamo su Instagram. Che, è più sì. scuro, che la gente entra sicuramente. Sì, sì, magari facciamo su Instagram lo salvo, poi lo porto qua. E, certo. e, sì, 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 magari lo facciamo. Fosse una volta su Instagram e, e lo organizziamo bene, e, però ci sentiamo e certo. tu, poi, tu mi dici quando hai tempo per me. Così verrò a Milano sicuramente e allenare. Con tu, te. Cioè, se tu adesso, cioè, tu ad esempio, adesso prendi l'agenda, guardi i giorni, dici, vabbè, questo giorno qua potrei venire, io mi trovo il buco, mi organizzo, quando vieni tu, così almeno lo facciamo. Ok, va bene, va bene, ma ti faccio sapere. Io ti dico la verità, ce ne andiamo magari lì all'extreme fitness da Garibaldi che è lì è una palestra perfetta per fare i video per allenarsi perché praticamente non c'è mai nessuno. Perché comunque è aperta H24, la gente che va lì è tutta signorile. E poi è tutta Hammer, capito? Mm. Quindi, mm, oh, sì, sì, poi io ho provato oggi una pressa, la pressa Pendulum che non l'ho mai provata, ma era pressa, cioè mi sono innamorato. Ti giuro, e sì, ce sì, sono ah... due o tre in Europa mi ha detto di quel modello lì. Va bene, adesso ti faccio sapere e okay. ma Ti faccio sapere veramente, eh? vero? Da te, eh certo, lo facciamo. Ma secondo me dobbiamo farle quando vuoi. Poi facciamo anche il posing. Non ti preoccupare, ti insegno a posare, così poi dopo sei pronto per la gara. Anche. <ride> sì, <ride> sì, sì. Ma io, il mio sogno è solo. Io ti dico cosa è successo. Tre anni fa volevo gareggiare sono federazione poi dopo è successo il covid, poi dopo il covid io ragazza sono rimasta incinta, ho un figlio adesso, quindi per tipo tre anni e eh, non ho allenato come si deve, diciamo andava una volta, due volte, però io ci sono ancora, eh. Eh, ho, un genetico, ho un genetico diciamo che è abbastanza bene. Ovviamente sono nero, quindi... Diciamo che... <ride> è genetica... Eh, è, sì, sì, sì. Oh, il mio unico problema, oh. è essendo che sono alto, sono alto 1,94 m, e le gambe, sai? gente che sono alte le gambe, però no, mi parte andavo. sopra e i muscoli... Se, tu, se io ti dico che non mi alleno per tre anni, tu dici, ma non è vero, tu ti alleni, però... Perché, perché eh, il mio genetico è così, però le gambe... Infatti, quando tu mi hai detto alleniamo gambe, ho detto la mia testa, ho fatto cavolo. <ride> eh, ma perché quelle gambe è <ride> un muscolo che qualcuno gli viene un po' d'ansia nel farle, la, la, diciamo, la, la maggior parte della gente comunque va in palestra. Sì. Non che comunque gareggi, però quella cosa lì, poi invece per chi gareggia, far gambe è uno stimolo in più capite? perché comunque è un allenamento dove, ci, dove richiede eh, tanta energia, tanto focus. E poi, comunque, ti dico la verità: io ho sviluppato una sorta di ossessione verso le gambe nell'allenarle perché mi è, mh, ho ricevuto tanti feedback in passato dove mi dicevano che dovevo migliorare tanto le gambe, ma non tanto la dimensione, nel senso mh, la forma, nella profondità, nei tagli cioè nelle inserzioni muscolari capito cioè proprio tu... quel tiraggio incollato tra virgolette ma tu hai un bel gambe perché si vede tanti dettagli sul tuo gambe non, non sto dicendo per te eh. non sto dicendo per te perché tu sei qua con me però io ho visto tu in foto ho visto anche le gare quando tu hai vinto ho visto i video hai un bel gambe e per il tuo fisico il tuo fisico è veramente perfetto e quindi secondo me solo come hai detto tu sono un po' di massa in più eh, eh. Per, per essere a quel livello lì però Francesco <ride> comunque eh, anche anch io finisco la diretta adesso non so dove è andato Francesco perché si vede che magari si è in condizioni si è scaricato sul telefono perché lo so che io, lui usava il telefono poi uh, ovviamente ci sono hanno Altri video i e lui eh, su questo canale uh, di, di, di allenamenti. E grazie per chi ha seguito e ci vediamo al prossimo video. In questi giorni, di sicuro eh, farò altri diretta con i miei amici eh, Rich, Michele. E ci sono altri persone, anche potrò attribuire in questo canale per fare la diretta. A breve, ci vediamo al prossimo video. Let's go! Aspetta Teddy. Andrea Andrea dimmi 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 Andrea. Secondo te si torna a Francesco? Adesso lo scrivo, vedo cosa è successo. Magari si è staccato su connessione. Ah, sei tornato. <ride> so, Ti stavo scrivendo. Ho detto, magari si è scaricato sul telefono. No, praticamente è successo che l'iPhone si doveva raffreddare. Ah. Capito? Cioè mi si è scalcato. Usi... tutta la schermata. Ho scritto l'iPhone deve raffreddarsi. Usi, usi quello di 12? Il 12 Pro Max. Eh ah, sì, tutti i miei amici che hanno 12 hanno questo problema, non so perché. Io sono anche una vecchia modella, un vecchio modello, uso 11 Pro Max, quindi... <ride> Madonna, che cazzo, assurdo. Sì, Ma sì, tutto. è una cosa che succede. Va bene, allora ti lascio così riesci a scadare il tuo telefono, allora. Ok, eh, quindi eh, allora vi... facciamo così per la prossima volta. Sì, e se facciamo una diretta sarà su Instagram e di sicuro certo. poi dobbiamo organizzarci per allenarci insieme e magari anche. Ve lo con, con Nico. Con, vieni con Bravo, vieni con Nico, così almeno registra lui il video. Sì, sì, <ride> ve lo con Nico allora. Diglielo, diglielo. So, Nico, Nico adesso è pro quindi. Ah, ma dico sì, con, so... <ride> con me abbiamo gli accordi. Abbiamo uh... gli accordi. Ok, magici. Allora, allora va bene. Grazie. Bo, grazie a te. Grazie sì, a te. E poi, se vuoi mettere un pezzo di diretta dove parliamo nelle storie, come vuoi tu? Se, sì, sì, certo. certo adesso, adesso, lo farò. adesso lo farò. Adesso lo farò. Poi ti ottimo, Tago Pure. Va bene. Ok, va bene. Ok, no, grazie, go. ciao ciao. Ok, ok, uh, cosa mi hai detto? Uh, quello di Isagreva. Finisci di contare. Ok, ok, dove ero? Non mi ricordo cosa stavo dicendo. O comunque, ok, Christian è andato da, uh, da Mauro Sassi. E la diretta forse ha pubblicato pure lui. e Quindi hanno parlato di tante cose, però non lo so di dettaglio cosa hanno detto, però si vede che qualcosa in mezzo di là ha dato fastidio a Coach Romano, secondo me. Poi Coach Romano ha fatto la diretta ieri, ovviamente, facendo capire che sì, che... Uh, Christian non lavorava all'epoca eccetera, anche facendo personatrina, a volte doveva avere clienti eccetera, però lui ha sempre eh, aiutato se, uh, più volte anche ha cercato un sponsor per lui essendo che lui ha detto che lui non aveva sponsor, che non era vero, che lui ha, addirittura ha scritto a Yamamoto per, per lui a posto, per fare sponsor per lui anche ha parlato che eh, ha portato lui eh, in diverse gare pagando il volo eh, la bego eccetera per lui anche i soldi che vinceva e eh, se ne metteva in tasca eh, per lui quindi non era vero che lui mh, non aveva soldi per partecipare eh, né, Olimpia eh, era proprio di sponsor eccetera però queste, le, le parte che ho visto su questo diretta non voglio andare a dire qualcosa che non è vero <ride> quindi però mi dispiace che questi due diciamo grandi uomini eh, hanno finito così la cosa secondo me eh, non, ha, non è bello secondo so, me non è bello che loro finiscono il loro rapporto così e poi eh, farò di sicuro un video eh, in cui le notizie sul mondo di bodybuilding quindi lo faccio le notizie sul mondo di bodybuilding dove uh, magari studio come è andata veramente e vi, di, vi dirò come è, eh, è andato eh, veramente quindi... Eh... Mm, non lo so non, non, non lo so i dettagli eh, come è andato lo so che qualcuno non stava contando giusto quello di sicuro va bene eh, buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video in questi giorni uh, se a voi vi piace questo format di fare più diretta ditemi così farò più diretta in questo canale eh... Con diverse persone o voi piace, piace quando faccio notizie di bodybuilding eccetera, o c'è trovato i video come facevo prima, però anche farò lo stesso però eh, ora provo di fare più spesso uh, la, le dirette, anche notizie, magari lo faccio in modo diretta eh, dove possiamo comunicarci uh, in diretta. Uh, Grazie mille, grazie Andrea, grazie a prezzo. Uh, ci vediamo al prossimo video. Let's go! Yeah, buddy.